ecco qui, forza, in diretta anche oggi. Buon pomeriggio, non mi dite che avete visto la giornata di sole e siete usciti perché non si può fare, ricordatelo, dobbiamo stare a casa. Buon pomeriggio, eccovi qua, no, non siete usciti, mi stavate aspettando, dai, buon pomeriggio, ecco qua, eccoci. Ci siamo tutti? Sì, state arrivando tutti. Buon pomeriggio, Anna, Giuseppina, Gio, Anna, ciao, anche a te, ciao. Eccovi, bene, 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 Leti, buon pomeriggio. Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, oggi finalmente è una giornata di sole, almeno qui oggi finalmente è una giornata di sole, però non si può uscire. Io penso che proprio questa pesantezza che sento addosso, sugli occhi, che lamento proprio tantissimo. Secondo me dipende anche appunto dal fatto che sto troppo chiusa in casa. Mi sa che dopo vado a prendere una boccata d'aria almeno sul balcone. Ecco qua, il nostro appuntamento torna. Esatto. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Graziella, Marisa, buon pomeriggio. Gli amici di Facebook si sono collegati tutti. Forza, forza, che oggi dobbiamo preparare le piadine. Quindi, amici romagnoli all'ascolto, se avete dei consigli da darci, sono molto ben accetti. Quindi, amici romagnoli, fatevi avanti perché qui vogliamo consigli sulla piadina doc. È vero che comunque queste sono ricette tradizionali e come ogni altra ricetta tradizionale, tutti in fila al supermarket sono, dice Arianna, no, dai, infilano. Come ogni ricetta tradizionale, dicevo, c'è chi la prepara in un modo, chi la prepara un po' in un altro, ci sono sempre delle varianti. Buon pomeriggio Rietta, buon pomeriggio Franzi, buon pomeriggio Maria, ciao a tutti! Maria anche dalla Germania, un bacione a te Maria, un bacione a tutta la Germania. In questo momento ci sentiamo, mai come in questo momento ci sentiamo tutti vicini, ovunque siamo, ci sentiamo veramente tutti vicini proprio per darci sostegno, solidarietà e forza a vicenda. Poi c'è Meluccia, ciao Meluccia, ben arrivata. Lucia, eccoti qua, bene, bene. Felicetta, Giovanna, eccovi. Allora, io inizierei perché abbiamo poi da aspettare una mezz'oretta che il tempo dell'impasto della piadina deve un po' riposare. Quindi, dovendo fare questo break, un break in cui però vorrei rinfrescare il lievito madre. Quindi, se avete preparato il lievito madre con me e oggi dovete rinfrescarlo, tenetelo a portata di mano perché nella pausa del riposo dell'impasto rinfreschiamo il lievito madre, così non dobbiamo staccare e così non stiamo a perdere tempo. Buon pomeriggio Nicoletta, ciao, buon pomeriggio, ben arrivata. Allora, Ali è pronta, ciao, Rosetta, ciao. In Calabria è tornata la pioggia. Invece noi abbiamo avuto la pioggia la settimana scorsa, adesso siamo un pochino meglio, chissà come andrà nei prossimi giorni. Ma Liliana, anche qui bellissima giornata e ci vuole un po' di bella giornata, anche se fa freddino, non è proprio caldo. Mariella, buon pomeriggio anche a te. Ciao Monica, ben arrivata. Buon pomeriggio, ti seguo da poco. Grazie Mary, benvenuta, ben arrivata tra di noi. Allora, iniziamo perché, come vi dicevo, poi una mezz'ora che la piadina riposa. Allora, la piadina che preparerò oggi è una piadina veloce, ok? Quindi è la piadina che non è sfogliata. Contiene lo strutto all'interno dell'impasto, ma non viene sfogliata successivamente. Quindi era una piadina più veloce che possiamo impastare, far riposare mezz'ora e poi subito tagliare, stendere e cuocere. La piadina sfogliata, conosciuta anche in tanti modi, anche come piadina sfogliata marchigiana, insomma. Comunque, la versione sfogliata della piadina richiede un po' di tempo in più perché ci sono più passaggi di riposo. Ma quella la troverete entro stasera, domani mattina al massimo, pubblicata sul blog anche quella, perché io nel frattempo sto preparando anche la piadina sfogliata. Un saluto dal Belgio, ma un saluto a te, carissimo, un saluto a te. Ecco di qua, pronte per le piadine. Bene, bene, lo strutto può essere sostituito con l'olio. Allora, Giuseppina, è chiaro che quando si fanno queste sostituzioni si ha un prodotto diverso. Su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. Consci della diversità del prodotto finale ottenuto, possiamo anche sostituire lo strutto con l'olio. Io l'altra volta ho provato, non sono uscite bene con l'olio.
No, io le ho fatte, tanto tempo fa le ho fatte, non sono venute male, sinceramente, però è un altro prodotto, perché già noi non le andiamo a sfogliare, poi ci mettiamo un olio, non ci mettiamo uno strutto, è chiaro che comunque vengono un po', meno friabili, no? Meno sfogliate, non vengono affatto sfogliate, appunto. Voi considerate, per esempio, io una volta ho fatto anche, e ci sono sul blog, ho fatto anche le piadine, ad esempio, integrali, e ho fatto integrali e con olio, quindi un prodotto integrale. È anche un prodotto ancora più compatto, potremmo dire. Caso lì, pensate che sono venute buone lo stesso. È venuto un altro prodotto. L'importante è che sappiamo che viene un prodotto diverso. Ah, no, con lo strutto le hai fatte, Lucia, non sono venute buone. Ma strano però, io ogni tanto le faccio, sinceramente, non vengono male. Carmela, buon pomeriggio. Allora, noi iniziamo in maniera tale che diamo anche il tempo di riposo. Io uso sempre l'olio, quando non ho lo strutto vengono benissimo. Sì, abbiamo un prodotto diverso, dobbiamo essere coscienti del fatto che abbiamo un prodotto diverso, chiaro. Però è una sostituzione che si può fare anche quella dell'olio. Vi ripeto, io l'ho fatta integrali con l'olio, quindi un prodotto che a maggior ragione mi aspettavo che venisse ancora più duretto, se così possiamo dire, e invece sono venute buone, insomma. Cornetti di bassa brioche, posso prepararli il giorno prima, metterli in frigo per infornarli la mattina successiva? Sì, puoi tenere i cornetti in posa ed infornarli il mattino successivo, ma devi diminuire tantissimo la quantità di lievito perché devi dare al cornetto il tempo di lievitare per tutta la notte. Quindi potresti fare un impasto, ad esempio, con anche 2 grammi di lievito, farlo al mattino, poi dare la forma ai cornetti la sera perché ovviamente anche l'impasto poi dovrà lievitare molto di più, farlo lievitare appunto praticamente tutta la giornata, la sera fare la forma, metterli nel forno spento e infornarli il mattino successivo, così hanno il tempo i cornetti di crescere senza crescere e poi sgonfiarsi perché appunto si eccede troppo il tempo di cottura. Maurizia, Carmela, Mara, un bacione a tutte e ben arrivate! Allora, andiamo avanti che dopo vi leggo anche tutti i vostri commentini, però adesso iniziamo, altrimenti restiamo a metà con l'opera. Allora, devo fare un po' la planetaria più avanti, mi sa perché Instagram me la vede meglio così, però se me la giro un po' più così. Un abbraccio dai ragazzi della comunità di Promo Sud di Rutigliano. Un abbraccio a voi! Seguiteci, dai, che imparate a fare un po' di cosine in cucina. Ho fatto le pulizie oggi, Antonella, brava, hai fatto bene. Poi con una giornata migliore si viene anche il desiderio di fare un po' di pulizie. Anche io questo weekend devo trovare un po' di tempo. Francesca, ben arrivata. Allora, farina, io metto tutto in planetaria. È un impasto che si può fare anche a mano, anche se ci vuole un po' di olio di gomito, ma è un impasto che si fa tranquillamente a mano. Solo che io, per semplificarmi un po' la vita, mi piace vincere facile e vado di planetaria. Allora, ho messo la farina. Poi utilizzo 2 cucchiaini di bicarbonato. Potete utilizzare o il bicarbonato o il lievito per torte salate, lievito chimico per torte salate. Siccome io sono in carestia di lievito chimico, vado di bicarbonato. 2 cucchiaini, io ho questo dosatore un po' strano, però il bicarbonato o lievito serve per farcele, diciamo, rendere un po' più friabili e sfogliare un po', anche se siamo in una situazione come questa in cui appunto non abbiamo la sfogliatura. Poi ci metto il sale. Ah, ok, siete alle prese con le pulizie, vedo. Oggi ho fatto la caprese. Buona, la caprese di limone, una delle mie preferite. Lucia, sei stata bravissima ieri. Grazie, Lucia. E poi è stato troppo bello avervi come sempre al mio fianco, al mio sostegno. È stato sempre bellissimo. Quando utilizzate lo strutto, mi raccomando, dovete utilizzare uno strutto morbido, morbido appunto così, no? Vedete, morbido, ma non fluido, quindi bisogna cacciarlo un po' prima fuori dal frigorifero per ammorbidirlo. Ecco, sconsiglio di riscaldarlo o fonderlo, perché appunto riscaldandolo si fonde, ci sta poco da fare, non si ammorbidisce come il burro e poi dopo fonde. Lo strutto si fonde direttamente. Quindi vi sconsiglio insomma di riscaldarlo rapidamente al microonde, magari come qualche volta si fa con il burro appunto. Allora, togliamo un pochino qui. Ecco qua, Loredana, ecco qua. Quanta farina, Maurizio, mi chiede. Allora, la lista degli ingredienti, come sempre, la trovate nelle stories di Instagram e nel post di Facebook. Però ve le ripeto, sono 5, per
Allora, vengono 6-8 piadine a seconda di quanto le fate grandi. Sono 500 grammi di farina. Ho messo, aspettate, io ho tutto segnato qua così non sbaglio, 80 grammi di strutto, 2 cucchiaini di bicarbonato. Ci siete? Ok, stiamo preparando le piadine. Se non leggo qualche commento perché sfuggono, mi raccomando, mandatemi un messaggio che poi dopo vi rispondo, va bene? Gli amici di Facebook dopo riesco anche a vedere i commenti, ma gli amici di Instagram no, mi mandate un messaggino che vi rispondo volentieri. Se non è lo strutto puoi usare l'olio d'oliva, sì, 80 ml di olio d'oliva per questa quantità va abbastanza bene. Io sto realizzando le mascherine per il tuo paese. Wow, e come le stai facendo? Facci sentire. Buon pomeriggio a tutti. Andiamo di piadine e se c'è qualche romagnolo all'ascolto, dateci consigli su come fare le piadine perfette, che sono sempre ben accetti. Allora, io ho messo tutto in planetaria. 15 grammi di sale, 2 cucchiaini di bicarbonato o lievito per torte salate, quindi lievito istantaneo, lievito chimico, 500 grammi di farina e 80 grammi di strutto. Anna, buon pomeriggio! È bello vedere siamo così pimpate, ma grazie, buon pomeriggio! Da voi piove, Angela? Ma mi dispiace tanto perché noi abbiamo avuto la pioggia la settimana scorsa ed è stato un po' bruttino. Allora, avvio la macchina, altrimenti si può impastare tranquillamente a mano, però ricordatevi un impasto che bisogna lavorarlo e aggiungo anche l'acqua, sono 220 ml di acqua. Ovviamente ricordate che l'assorbimento varia sempre un pochino in base alla farina, quindi se dopo che l'avete fatta assorbire vi rendete conto che potete anche aggiungere 200 e regolarvi man mano se aggiungerla tutta quanta o meno. Avvenimento c'è il sole ma fa freddo, anche qui c'è un bel sole però fa freddino, non fa caldo. Io ce l'ho dovuta mettere tutta. Adesso per vedere la giusta consistenza dell'impasto, siccome dobbiamo aspettare che lo strutto appunto si amalgami al resto degli ingredienti all'impasto, dobbiamo avere un po' di pazienza, eh? Non è che subito appena mettiamo l'acqua abbiamo subito l'impasto della consistenza giusta. Abbiamo bisogno di un pochino di pazienza. In Puglia pioggia, mannaggia. Oggi piadina, tu hai preparato il plum cake alle fragole, buonissimo, mi raccomando, eh? Foto. Le mascherine in cotone, brava, brava. Hai fatto bene. Allora, cosa stiamo preparando? Stiamo preparando la piadina, classica piadina, non quella sfogliata, quella semplice che si fa rapidamente. Loredana, Marianna, io non amo lo strutto. Sì, lo puoi sostituire tranquillamente con l'olio di oliva, 80 ml di olio di oliva. Se ti rendi conto che ci vuole poi un altro pochino d'acqua per ottenere un impasto compatto ma comunque morbido, non proprio duro duro duro, ce lo puoi aggiungere. Poi vediamo la consistenza dell'impasto. Lo sto facendo lavorare ancora. Ovviamente, ripeto, come sempre, me le mandate, bravissima, allora dopo controllo. Perfetto, dopo controllo. Salerno, sole e fa caldo. Wow, no, qua sole e fa freddo. La farina da usare è la 00? Sì, puoi usare la 00, va bene. Tante altre ricette, ma non le hai viste? E le devo, dopo controllo tutto, non ti preoccupare. Milano, bella giornata e temperatura mite. Un salutone a tutti gli amici di Milano, un salutone. Marianna, anche un saluto a Marianna che è arrivata su Facebook. Quindi posso usare alternative come olio e bicarbonato al posto del lievito e dello strutto. Sì, stasera credo che le fai. Bravissima, ottima idea! Allora, il pane in pentola in terracotta è venuto buono anche usando la farina di semola. Oh, ottimo, buonissimo, ha fatto bene. Anche Intervista per Imperfetta ci segue. Un bacione, sono piaciuti i cornetti. Benissimo, ne sono felicissima. Ieri ho fatto la tua crema. Ho riempito il bicchiere di tutto di più, buonissima. Marianna, hai provato la crema di ricotta yogurt? Buona, noi l'abbiamo mangiata, anche noi l'abbiamo mangiata con i tuoi biscotti, è piaciuta tanto. Purtroppo ho dovuto toglierla dalla vista di Alessandro che non la può mangiare, mi è proprio dispiaciuto. Per fortuna aveva ancora un cornetto da poter mangiare. Un saluto dalla Puglia, ciao! Invece per esempio Noemi, devo dire, l'ha apprezzata di più con la frutta che non con il biscotto e le gocce di cioccolato, quindi poi dipende un pochino dai gusti. Certo che posso ripetere gli ingredienti, li ripeto subito. Sto preparando le piadine. Se non è la planetaria, lavori tranquillamente a mano. Ripeto, io sto facendo di planetaria perché mi piace vincere facile, perché ho il braccio che mi fa un pochino male. Quindi, siccome ci sono tante cose che faccio anche a mano, quello poi che invece che posso far fare alla planetaria lo faccio fare a lei. Allora,
Lievito istantaneo, sì, lievito istantaneo. E ripeto gli ingredienti, che sono 500 g di farina, va benissimo la farina 00, se volete farla con 1-0 va bene anche 1-0. Poi sono 80 g di strutto, 220 ml di acqua a temperatura ambiente, 2 cucchiaini di lievito per istantaneo per torte salate o bicarbonato. Io l'ho fatto col bicarbonato perché sto un po' di carestia con il lievito istantaneo, va benissimo il bicarbonato, e 15 g di sale, quindi pochi e semplici ingredienti. Un saluto alla tua bella, grazie, grazie Daniela, grazie mille, oggi non c'è, sta studiando. Anche un saluto dalla Basilicata. Lo strega quando ha messo il dolce ieri, quando mescoli tutti gli ingredienti, quando amalgami tutti gli ingredienti. Hai trovato, ho trovato il tesoro, io ho trovato il mega tesoro, il lingotto d'oro, il lingotto, 500 g di lievito di birra che non ho trovato io. Ha trovato una mia carissima amica che subito mi ha pensata quando ha visto il lingotto d'oro e l'ha dovuto compensare alla trafila che abbiamo dovuto fare. L'ha dovuto comprare lei il lingotto d'oro perché era in un mini market del suo paese, figurati, il supermercato più grande del mio non ce l'aveva, il mini market del suo paese aveva il lingotto d'oro. Poi ci siamo incontrate macchina a macchina al confine tra i nostri due paesi e mi ha passato il lingotto d'oro per non uscire fuori dal comune, insomma. Ciao, sono la New Entry, ben arrivata Tania, ti volevo salutare, grazie, sei bravissima, grazie mille. Nicoletta, che fortuna, eh sì, te lo mandavo io, dice Monica, grazie carissima, sei sempre carissima. Guarda, effettivamente io ho notato che come mi trovo con il lievito fresco, per me non è la stessa cosa con il lievito secco, noto che il lievito secco va un po' meno. Io li faccio con l'olio d'oliva, un'ottima idea anche con l'olio d'oliva, spaccio di lievito, sì, è vero. È vero, ma purtroppo quando siamo in situazioni come queste, che sono situazioni di emergenza e di carestia, queste. Allora, il mio impasto è pronto, è questo, è morbido, ma non è appiccicoso. Ci faccio un'ultima impastata a mano, benissimo, falle all'olio d'oliva, Mariela, va benissimo, e poi mi raccomando, 200 ml di acqua, sì, di acqua, 200 ml di acqua, e mi raccomando, mandatemi le foto delle vostre preparazioni, gli amici di Facebook hanno la possibilità di inserire loro stessi le foto nei commenti anche alle nostre belle dirette, quindi fatemi vedere che cosa preparate, orsù, forza, forza! Ciao Mara, benvenuta, sei fortunata, io lo congelo in porzioni, sì, lo devo congelare anche io, Giuseppina, perché ce l'ho ancora tutto intero il lingotto, quasi quasi mi dispiace aprirlo, però lo voglio anche io aprire e congelare in porzioni. Cosa facciamo? Allora, stiamo preparando le piadine, abbiamo preparato l'impasto lavorando semplicemente tutti gli ingredienti insieme, adesso questo impasto, qui c'è un pezzetto di pepe che viene dall'impasto precedente. Adesso questo impasto, ecco qui, che è semplicemente questo, né più né meno, lo devo far riposare, quindi lo avvolgo con la pellicola e lo lascio riposare. Questa roba qua di momento non mi serve, mi servirà dopo questo spazio per la cottura. Eccola qua, la Marianna della Little Free Library che mi ha spacciato il lievito, che mi ha rifornita di lievito. Per il ripieno provo le melanzane, fantastico, per il ripieno utilizzate quel che avete chiaramente, quindi sul ripieno, sei nuova Rosa, ben arrivata, Fiorella che ci saluta da Modena, se hai qualche consiglio su queste piadine facci sapere. Ne abbiamo preparato lavorando tutti insieme, adesso le lasciamo un attimino riposare, una mezz'oretta dovrebbero riposare, chissà se ce la facciamo a fare riposare una mezz'oretta, e nel frattempo mi vado a rinfrescare il lievito madre, va bene? Vediamo un po', che cosa ci state chiedendo? Per conservare il lievito di birra fresco basta metterlo in un barattolo chiuso? Guarda, io lo conservo nel suo incarto, in genere. Maxinghi, dove sei? Del Belgio. Ah, allora siamo bravi, due belghe ci stanno seguendo. Io sto aspettando il rinfresco di lievito madre perché sta andando bene. Benissimo, Lucia, te l'ho detto che sarebbe andato bene. Allora, su Facebook come faccio a vedere le dirette? Allora, su Facebook le mie dirette sono sulla mia pagina, né più né meno. Quindi vai sulla mia pagina, che si chiama ricettedalmondo.it, e lì sulla pagina stessa compaiono le dirette. E ci sono tutte le dirette, ci sono sia tutte quante quelle che abbiamo fatto, ci sono tutte. O scrolli la pagina oppure vai nella sezione video e stanno tutte quante là.
Questa sera le preparo, bravissima, ma queste, allora voi considerate che se lo fate adesso l'impasto, ma le volete cuocere più stasera, posso anche riposare di, l'impasto può anche riposare di più di mezz'ora, non è un problema. Anche tu hai trovato il lingotto d'oro, guarda, questo lingotto d'oro sta rendendo felici tante persone. Ciao da Bergamo, per Luigi, un salutone a te e tutti i bergamaschi. Pure il mio è diventato sì, lieviti madre ci stanno dando grandi soddisfazioni. Fiorella ci dice che di solito metto un cucchiaino di miele e faccio metà acqua e metà latte. Poi è un'ottima idea anche quella, il miele forse per dorarli un po', non avevo il tuo like al canale, mi è arrivata una, ma mi è arrivata una notifica. Poco male perché sei simpatica. Grazie Rossella, grazie. Chissà, forse Facebook notifica chi è online in quel momento, non lo so sinceramente. Però sono felice che comunque sia arrivata. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, mentre riposa il nostro bel ciao da Vasto, Vasto bellissimo, speriamo che ci riesca a venire quest'estate. Tu stai preparando i cornetti pan brioche buonissimi. Allora, noi li lasciamo un attimo da parte e andiamo a rinfrescare invece il lievito madre. Tolgo qualcosina, tipo questi che non ci servono più, e vado a prendere il mio bel lievito madre che sta qui e richiede il suo secondo rinfresco. Siamo al secondo rinfresco. Allora, vediamo se riesco a mettere questo, la parte che avanza da qualche parte senza fare un casotto. Buon pomeriggio, Maxine, Laura e Elisea. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, invece Facebook io li leggo qua, ecco perché guardo qua e non da voi. Mi ha mandato una foto del pane, ottimo, dopo controllo tutto. Per l'impasto della pizza posso usare la farina 00 e non trovi la 0? Sì, sì, in questo momento facciamo tutte le sostituzioni del caso e sono ammesse tutte le sostituzioni del caso, va bene? Stiamo preparando, hai trovato anche tu il lingotto d'oro, bellissimo. Stiamo preparando le piadine, quindi qua stanno qui, che non vedi, eccolo qua. Questo sta riposando l'impasto delle piadine e mentre riposa l'impasto delle piadine noi ci andiamo a rinfrescare il lievito madre. Sì, Monica, ho visto, bellissimo anche il tuo lievito madre. Fin quando avrò il tempo di fare una banderola al tuo lievito madre, ottimo, ottimo. Per me si vede meglio qui su Instagram, come preferite, dove preferite, io cerco di darvi tutte le chance. Allora, ricordiamoci che dobbiamo, come sempre, quindi, dobbiamo prelevare 200 grammi di pasta madre. Ah, sono più vicina, ok. Però se hai perso delle dirette precedenti e vuoi andarle a rivedere, le trovi anche là. Allora, tolgo la parte superiore, che è la parte che si potrebbe seccare. In questo caso qua, in verità, non si è seccato proprio un resto di niente, quindi mi vado a prendere direttamente un po' più sotto quel che mi serve e devo prenderne un 200 grammi. Ai! Allora, vi vado a prendere i miei 200 grammi di pasta madre. Ok, ce la faranno? Filantissima! Sembra quasi che sto facendo la mozzarella. Ce la faranno i nostri eroi? Sì. Ok, così evitato di sporcarmi troppo e riesco ad essere con voi senza fare troppi danni. Allora, puoi salutare mio figlio Domenico, che è qui con me e ama le piadine. Un salutone a Domenico e mi raccomando, mettetevi a fare anche voi le piadine e fatemi vedere le vostre piadine, su, che è il momento di mettersi a fare queste, tutte queste preparazioni fatte in casa. Bisogna farle, siamo a casa, facciamole. Allora, ho messo 200 grammi di pasta madre nella mia ciotola e vado. Vi volete vedere in televisione? Ve l'ho spiegato, cioè, la televisione non... Io non sono proprietaria di un canale televisivo, quindi ancora lontano. Il fine settimana è pizza con lievito madre, bravissima, ce l'hai da 2 anni, fantastico, mamma mia. E allora, adesso vado a mettere la mia acqua, è la metà della pasta madre. Anna, astuta, ti è piaciuta la furbata di come ho preso la pasta madre, forse, per non sporcarmi? Perché io quando vado a prendere la pasta madre mi divento sempre una... cioè mi sporco completamente, poi diventano le mani uno schifo. Invece così riesco a prenderla, avete visto? Senza fare danni. Poi l'unica cosa è che allo stesso modo dovrò cercare di ripulire il vasetto di tutta la pasta madre che è rimasta, perché quello nel vasetto resta un po' di pasta madre. Mi raccomando, ripulitelo bene, buttatelo proprio nella spazzatura, non ve lo fate andare nei tubi del lavandino perché altrimenti rischiate che si otturino. Informazione tecnica di servizio. Domandine, lievito pane angeli,
Ma per microonde, posso usarle anche per il forno? Allora, Lore, il lievito madre per microonde dovrebbe avere proprio la funzionalità del microonde, quindi dovrebbe attivarsi anche più rapidamente di quello da forno. Quindi, sinceramente, se puoi evitare di fare questo esperimento, io eviterei per evitare di fare danni, obiettivamente. Perché dovrebbe avere appunto dovrebbe essere più rapido come attivazione, come principio di attivazione. Puoi salutare Andrea del gemello, ma certo, un saluto ad Andrea, un saluto a Domenico, mettetevi tutti e due a fare le piadine, mi raccomando, fatevele fare queste belle piadine. Allora, quella che è rimasta si butta, esatto Lucia, quella che è rimasta si butta. La quantità di pasta madre che devo andare a rinfrescare è sempre 200 grammi, la sciogliamo sempre in 100 grammi d'acqua. Hai preparato le montanare, buone! Mi raccomando, poi fammi vedere. Allora, Sara, stiamo preparando. Adesso sto rinfrescando il lievito madre, ma semplicemente perché sto aspettando che passi un po' di tempo per la preparazione delle piadine, delle piadine. Vorrei farvi almeno una, la vorrei cuocere con voi per vedere come viene. Anche se poi dovendo utilizzare la piastra, so che non ho proprio la padella ideale per la cottura delle piadine, perché le piadine andrebbero cotte sul testo o comunque su una. Io mi trovo bene anche su una padella per crepe, che comunque trattiene anche molto bene il calore, però li facciamo sulla padella antiaderente. Allora, dimmi un po', mi puoi dire per favore, posso usarlo prima di 15 giorni? No, non lo puoi usare prima di 15 giorni perché non è attivo. Sono ignorante, non sapevo che ci fosse il lievito. Sì, c'è anche il lievito per microonde. Però considerate che i microonde, i dolci cuociono anche in meno tempo, magari sono più piccoli, cuociono in meno tempo e quindi in genere si utilizza un lievito specifico appunto per il microonde. Puoi fare una crème tarte con base morbida? Certo, perché no? Hai appena impastato la pizza, ottimo! Stai facendo il cibo della mia terra! Lo so, dacci qualche dritta che vogliamo sapere. Abbiamo qualche consiglio in più su queste piadine. Anche tu hai passato la pizza. L'odore non è buonissimo adesso. Del lievito dici, ma il lievito madre ha un odore pungente, ha un odore un po' acido, non è mai un odore buonissimo. Perché sono comunque dei lieviti differenti rispetto a quello che è il lievito che invece va che è il lievito di birra. Sei arrivata tardi a rivedere la ricetta. Va bene, Federica, va bene. Stasera piadine, domani calzoni. Anche io. Ah, brava, esatto, sei una maestra, dice lei. Stasera piadine, domani calzoni. Per variare un po'. Allora, adesso ci andiamo ad aggiungere 200 grammi di farina e impastiamo tutto. Ecco qua. C'era qualcun altro che volevo rispondere? Io sono della Sì, simpaticissima, grazie Sabina. Io sono della Sicilia. Aspetta. Ah no, di Scilla in Calabria, ma viviamo a Monza in questi giorni, con i bambini stiamo facendo di tutto, i muffin, biscotti, ma la piadina sarà il prossimo impasto. Bravissima Laura, bisogna fare un po' di tutto in questi giorni in casa, dobbiamo distrarci, non pensare e quindi farci passare anche magari il desiderio che abbiamo magari di uscire, perché ci mancherebbe, siamo persone comunque, cioè nessuno ama stare chiuso o in gabbia, quindi. Questo è un desiderio che hanno un po' tutti, abbiamo un po' tutti e su questo nessuno può dire che non sia così. Sì, domani calzoni, esatto. Anche cotto si sente l'acido del lievito madre. Sì, esatto, è bravissima Monica. Chi più di lei ci può dire questa cosa? Sì, purtroppo il lievito madre ha un retrogusto un po' acido, eh. Ogni quanto si rinfresca la pasta madre, allora. Io la sto ancora attivando, io lo sto ancora attivando il mio lievito madre, quindi io sono ad un rinfresco a giorni alterni. Poi tra un po' arriverò a rinfrescarlo, la settimana prossima arriverò a rinfrescarlo praticamente tutti i giorni. Poi dopodiché, dopo 15 giorni è pronto, può iniziare ad essere utilizzato magari per preparazioni poco importanti, poi pian piano diventa sempre più forte e quindi va benissimo anche, anche per appunto, man mano che si rinfresca e diventa più forte, va benissimo per preparazioni più importanti, come i pani più importanti o addirittura panettoni, brioche, questi qua. A quel punto là mi basterà rinfrescarlo una volta a settimana, non mi servirà un rinfresco troppo repentino, insomma, troppo ravvicinato. Mi sfuggiva il termine. La mia nonna
era fantastica a fare la piadina, la faceva come una volta. Io non sono bravissima. Ah, mannaccia, mannaccia, non hai rubato il mestiere a tua nonna. Queste sono cose che bisogna saperle, tutte le cose che le donne ci insegnano, bisogna saperle mantenere. Ok, quindi non è difficile, è solo insomma che ci vuole un po' di pazienza, un po' di impegno, perché sappiamo che ogni tanto dobbiamo riprendere. Poi il retrogusto è un po' acido, ci possiamo fare poco e niente, perché si deve fare. Spero che sia pronto per fare le colombe. Lucia, per fare la colomba non è pronto, perché per fare la colomba ci vuole un lievito madre molto forte, quindi non va bene un lievito madre che si è appena attivato. Ci voleva un lievito madre abbastanza imponente. Puoi farlo, ma ovviamente non otterrai quella alveolatura classica della colomba. Per la colomba buona ci vuole un lievito madre un po' più forte. Allora, cosa sto facendo in questo passaggio? È saltata la connessione, ti sei persa? Allora, aspettate un attimo, quello del panettiere è un forno industriale, ma forse mi sono persa. Hai la manualità? No, ma quale manualità? Assolutamente. Non sono tanto brava a fare queste cose, infatti utilizzo sempre la planetaria. Allora, adesso lo impasto un po' perché voglio ammorbidirlo, ottenere un impasto compatto. Dunque, Mariella, ho 5 lingotti! 5 lingotti da 500 grammi, Mariella, fammi sentire. Cioè, ti sei preso tutti il lievito madre di questa terra. Mio marito ha portato la pasta della pizza dal forno. Posso fare calzoni fritti oppure l'impasto per i calzoni? No, 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 ci puoi fare anche calzoni, Laura. Per fare, vedi, ecco Monica che adesso ci dà il suggerimento giusto, appunto, ti sta dicendo appunto quello che ti dicevo io. Per fare la colomba ci vuole un lievito madre molto forte, infatti lei ci sta dicendo ci vuole un lievito di almeno 3 mesi. Non puoi fare il lievito appena fatto, non ce la fai a fare la colomba, non ce la fa. Perché considera che man mano che si rinfresca e va avanti, il lievito diventa sempre un po' più forte, più importante, quindi riesce a mantenere delle lievitazioni più lunghe. Sai fare i cappelletti, bravissima! Poi il mio lievito il giorno dopo non cresce e si è formato dei puntini neri. E togliceli quei puntini neri, forse ha fatto qualche ritenuta all'aria aperta. Cosa è successo? Quindi non posso fare il pane dopo 12 giorni di attivazione. Allora, se lei dopo 12 giorni il lievito ancora non è attivo, il lievito attivo, già il lievito madre è attivo dopo 15 giorni, quindi dopo 12 giorni non ce lo puoi fare, sicuramente non ce lo puoi fare il pane. Poi, dopo 15 giorni, quindi nel momento in cui, il primo giorno in cui è attivo, io ti consiglio di fare delle preparazioni più semplici, come la pizza, come una focaccia, ok? Ecco, vedi, infatti Monica dice no, è debole. Poi, pian piano, che in realtà per diventare un po' più forte, deve avere almeno un mesetto di vita il lievito. Il mese di vita considera che ce l'ha dopo i 15 giorni, perché questa adesso ancora non è buona a niente praticamente. Se avete un lievito già attivo e volete fare le piadine, magari potete utilizzare l'esubero di pasta madre per fare le piadine, ok? Quindi siamo proprio in tema. Domenica mattina fai la pasta fresca. Giuseppina, domenica mattina gnocchi. Domenica mattina sono gnocchi. E quindi le ricette, se mi chiedete delle ricette, per favore mandatemi un messaggio in direct, perché non posso mandarvi la ricetta mentre sto impastando e mentre sono in diretta. E poi fatemi vedere un attimo come si può sostituire lo strutto con l'olio. L'ho detto con l'olio, no, da 20. Ah, ok, cubetti da 25 grammi. Pensavo avessi preso 5 cubetti da 500 grammi. Mariella, scusa, mi ho detto mamma mia, ha sterminato il lievito con 5 panetti a 500 grammi. No, da 25 sì. Allora, se ti rendi conto di poterli utilizzare, li puoi tenere tranquillamente in frigorifero. Se invece vedi che hanno una scadenza più rapida, allora non è un problema, puoi congelarli. Poi l'esubero, come si usa? L'esubero, cioè quello che avanza dal rinfresco. Facciamo finta che questo lievito mio adesso era buono, era già attivo. Allora, questo l'ho rinfrescato. Questo qui che mi è avanzato qui dentro, ma se il mio lievito fosse stato già buono e attivo, perché adesso non mi è ancora attivo. Se fosse al rinfresco settimanale, nei momenti in cui il mio lievito è attivo, quello che mi resta qui dentro, che non ho rinfrescato, si chiama esubero di pasta madre. L'esubero di pasta madre è comunque pasta madre, quindi è comunque lievito,
posso utilizzarla per delle preparazioni che non necessitano di così tanto lievito. Quindi posso utilizzarla per grissini, per crackers, anche per le piadine, ok? Io ho delle ricette con il sughero di pasta madre, le potete controllare sul mio blog, ho proprio la sezione in cui ho tutte le ricette con la pasta, con il lievito madre. Benvenuta Veronica, ciao! E quindi si può comunque utilizzare, mentre in questo caso qui questo lo devo buttare, non ci posso fare niente perché il mio lievito ancora non è attivo. Se fosse stato già attivo, le sughero l'avrei potuto utilizzare per preparazioni che non richiedono una forte lievitazione, diciamo così. Il pane che faccio con lievito di birra non ha lo stesso colore di quello del panettiere, dipende dal lievito. Allora, dipende dal lievito, dipende dal forno, dipende dalla farina, come colorazione, dipende da tante cose. Veronica, oggi sì, esatto, piadine. Adesso sto rinfrescando il lievito madre, tu ne sai qualcosa, Veronica, perché ha fatto un lievito madre fantastico. Patrizia, allora, Patrizia, sto preparando le piadine, mentre aspetto che l'impasto riposa una mezz'oretta. Mi sto andando a rinfrescare il lievito madre. Ok? Vedi Rosa dice dipende dal forno, dalle farine, da tante cose. Certo, noi non abbiamo il forno del panettiere, quindi non possiamo mai pensare di fare il pane come quello del panettiere. Allora, vado a mettere, ho impastato il mio lievito madre e adesso ha odore, no colore. Odore, allora che anche questo però dipende anche dalle farine, anche dalla tipologia di cottura, però può dipendere anche dal lievito, l'odore. Lo metto qua, lo lascio stare un po' e dopo lo copro. Quindi questo era il rinfresco, semplice e rapido indolore. Tolgo questo perché adesso ci siamo quasi con le piadine. Dai, inizio a farmi spazio per mettere a cuocere le piadine. Arrivo subito. La piastra, solo che io un attimo, perdonatemi, perdonatemi questa mia arrampicata, ma è inevitabile per prendere la presa. Ecco qua, ci siamo. Farina, forno e lievito, visto? Incide un po' di tutto sull'odore anche. Anna, che cosa ho usato per le piadine? Allora, ho usato 500 grammi di farina. Io ho usato la 00 perché è quella che ne avevo di più, però puoi usare anche una 0. Poi ho usato 80 grammi di strutto morbido, ma morbido significa molto a temperatura ambiente, non fuso, non riscaldato. 220 ml di acqua, sempre a temperatura ambiente. Due cucchiaini di bicarbonato, oppure puoi utilizzare il lievito per torte salate, il lievito istantaneo per torte salate, e 15 grammi di sale. Ho impastato tutto insieme, ho messo nella pellicola e ho lasciato riposare una mezz'oretta. Adesso lo divido in quattro parti. 4-6 parti, in realtà questo qua da 500 grammi posso ottenere fino ad 8 piadine, dipende da quanto le vogliamo fare grandi. La mia padella che posso usare con la piastra è piccolina, quindi purtroppo, beh, 8 direi che possono andare. Aspetta, grazie per aver guardato le foto del mio pane, ma figurati, è un piacere per tutti. Allora, infatti il forno del panettiere arriva a temperature altissime, che noi ce le sogniamo, quindi. Allora, Anna mi dice che ha ordinato il mio ricettario. Quando pensi che mi arrivi? Dove l'hai ordinato, Anna? Su Amazon? Amazon o vabbè, Prime arriva in un giorno se hai Prime. Non so quanto arriva perché non sono io il venditore. Dipende da dove l'hai ordinato e dovresti controllare l'ordine, no? Io non lo so quando arriva perché non arriva da casa mia. Arriverà dal venditore, che non dipende da me purtroppo. Faccio spesso super buone le piadine? Ah, ne sono felicissima! È obbligatorio farlo riposare? L'impasto sì, lo devi far riposare un po', perché quando vai a lavorare, anche lo chef che mi ha fatto l'ultimo corso di cucina, ha detto che il glutine impazzisce. Quindi bisogna dargli il tempo che si rilassi, che si tranquillizzi, perché nei momenti in cui lo si va a sollecitare tanto, impazzisce, si innervosisce, mi sembra che ha detto sì. E quindi bisogna dargli il tempo che si rilassi un po'. Questo vale per la pasta fatta in casa, vale anche per queste preparazioni qua. Quindi dobbiamo, non è che non viene, però ti risulterà più difficile stenderla. Hai fatto i miei dolcetti da inzuppo buonissimi, ne sono felicissima, Roby! Bravissima, quando lo rinfreschiamo tra 48 ore adesso? Sì, tra 2 giorni lo vado a rinfrescare un'altra volta.
Al posto dello strutto puoi usare l'olio, 80 ml di olio di oliva. Ti sei collegata adesso, lasci scritto tutti gli ingredienti. Sì, sì, Gilda, li trovi tutti. Nella stories precedente, ma questa volta, mamma mia, mi dovete scusare, non ho messo il post su Instagram, mi sa. Dopo vi metto il post con tutto, sì, pardon, non l'ho messo. La linea oggi è dispettosa, mi dispiace, in questi giorni, e ce la faccio con l'olio, poi dicevo 80 ml di olio. In questi giorni sono ritardi con le consegne. Sì, allora in questi giorni ci sono dei ritardi con le consegne perché cercano anche di fare delle prima le consegne. Oltre che ci sono ritardi perché ci sono tanti ordini, eccetera, eccetera. Ma c'è anche da dire che cercano di consegnare prima gli ordini che loro ritengono essere prioritari, no? Quindi magari un libro non è prioritario rispetto a chi ha ordinato del cibo, magari, o altre cose, quindi purtroppo è così. Però Anna, su Amazon lo troverai scritto, Amazon te lo dice in quanto tempo consegna, quindi non dovresti avere problemi. Io inizio a riscaldare un po', vabbè, mentre la stendo riscaldo, ma se non mi si sbruciacchia troppo, questo è forte. Obbligatorio faccio almeno una volta al mese, classiche oppure all'olio, ok? E, il lievito non sono riuscita a farlo, non è venuto. E perché non hai provato a farlo insieme a noi? Perché è strano che non sia venuto. Al posto del lievito madre, che cosa al posto? Questi non l'ho fatti con il lievito madre, questi l'ho fatte. Ho rinfrescato il lievito madre mentre aspettavo che riposava l'impasto delle piadine, ma non ho usato il lievito madre per l'impasto delle piadine. Ne ho trovato il lievito da 500 grammi, è buono, quelle è il lingotto d'oro. In Puglia il lievito madre fresco. Puglia, lievito madre. Ah, ok, forse hai risposto a qualcuno. Mi consigli come conservarlo? Puoi congelarlo. Mi dici la differenza quelli sfogliati? Le piadine. Lucia, le piadine sfogliate hanno dei giri di sfoglia con lo strutto. Dopo ti pubblico la ricetta perché sto facendo anche quelle che al momento però stanno riposando, perché quelle necessitano di più tempo di riposo, quindi avevano più step di riposo, quindi non riuscivo a farle in diretta, mi risultava più semplice fare in diretta queste qua. Però sono semplici anche quelle, non sono difficili, richiedono ovviamente molto più strutto, perché oltre allo strutto che ci va, e ci vuole lo strutto là, oltre allo strutto che ci va all'interno dell'impasto, ci vuole lo strutto per la sfogliatura. Le piadine non hanno lievito, si usa il bicarbonato. Sì, o il lievito istantaneo. Però Veronica, vi ho spiegato prima che io le piadine le ho fatte anche con l'esubero di pasta madre e sono venute buonissime. Si può rinfrescare in planetario il lievito madre? Sì, sì, sì. Devi impastarlo, quindi come lo preferisci impastare, lo impasti. Allora, non è passata proprio una mezz'oretta, però io le inizio a fare, altrimenti qua arriviamo domani che devo ancora fare le piadine. Le voglio preparare stasera, brava, un'ottima idea. Allora faccio una cosa, inizio a fare metà ed ancora metà. Quante ne vengono dipende da quanto ne facciamo sottili. Vedete, si straccia un po' la pasta, deve riposare un pochino in più. Se avete tempo fatela riposare un altro po'. Allora le faccio 1, 2, 4 ne vorrei fare. Da questa le voglio fare piccole perché la padella che sto usando in questo momento qui è una padella piccola. Allora, quante ne vengono dipende da quanto le facciamo grandi. Ciao, sono Andrea, il figlio di Laura, buonissima. Ciao Andrea, benvenuto, ciao. Per cucinarlo basta la padella con olio oppure no? Sì, se hai il testo romagnolo usi quello, altrimenti andiamo di padella. Vedi, io vado di padella, anzi inizio anche ad accendere così mi si inizia anche a riscaldare perché ci vuole la padella calda. Ok? Sì, con il bicarbonato, vedi anche effetto 71 mette il bicarbonato, quindi siamo tranquilli. Odore di fragole in casa, il plum cake dura tantissimo. Il lievito di Veronica, visto che è bellissimo. Adesso dobbiamo dare la forma tonda. La forma tonda o la date a mano, cosa che io non sono brava a fare, vi dico la verità, oppure potete fare un'altra cosa, stendete e poi usate o un piatto, ce lo appoggiate sopra e quindi poi ritagliate intorno il cerchio, oppure potete usare un coppapasta di quelli là grandissimi, che non so se avete, o ancora, se avete un anello di quelli là che mantengono la forma, ai dolci in generale, potete usare quello per dare la forma. Volevo dire che la farina non si trova, purtroppo in base a dove siamo, questa ancora si straccia un po', deve riposare un altro po'. Se vedete che l'impasto si straccia vuol dire che doveva riposare un po'. Io adesso non è che riesco a fare proprio il cerchio, vi anticipo, però siccome facciamo una cosa molto homemade, facciamo, non voglio neanche utilizzare, neanche io voglio utilizzare il cerchio, altrimenti io ho un cerchio e quindi normalmente faccio così, utilizzo il cerchio per dare la forma.
poi gli avanzi li rimpasto e li lavoro di nuovo. Però siccome non tutti hanno il cerchio, le facciamo anche con una forma meno precisa, però così come posso venire un po' più facilmente a tutti. Puoi usare il lievito che hai in esubero, tipo quello di oggi, io lo rinfresco di sera. Veronica, tu sei arrivata alla fine, giusto? L'hai utilizzato tutto? Se hai fatto tutti i rinfreschi, adesso il tuo lievito è pronto per lievitare, per fare la sua funzione, sì, puoi usare anche l'esubero, chiaramente. Tu sei di Bari e a Bari non trovi la farina, mi sembra strano, insomma, Bari è abbastanza grandicella, abbastanza ben fornita, però in questo periodo è un caos anche con la farina. Sto sentendo tantissime persone che stanno avendo difficoltà anche con la farina. È proprio tante. Sì, 15 giorni, allora sì. Io lo compro a sacchi da 5 kg, dato che usi spesso, è di tipo 1. Però in questo momento si ha difficoltà con un po' con tutte le farine, si sta avendo un po' di difficoltà, però. Allora, anche se non ha la. Cosa potremmo fare adesso? Potremmo fare un'operazione di questo tipo qua. Potremmo, vi faccio vedere, però non lo faccio perché facciamo una cosa più rustica e semplice. Potete anche semplicemente prendere un piatto, tac, lo appoggiate sopra e poi andate a ritagliare il cerchio per avere un cerchio perfetto. Visto che le piadine normalmente sono circolari. Io non lo faccio perché facciamo una cosa più homemade, più rustica, quindi anche se non è proprio proprio un cerchio perfetto, ce la teniamo. Magari adesso cerco di raddrizzare un pochino i lati, ripiegandoli su se stessi, senza fare dei bordi troppo spessi rispetto agli altri, altrimenti poi dove cuoce meno e dove cuoce di più. Poi dobbiamo riscaldare un pochino la padella, perdonatemi, ma adesso dobbiamo pure farla, altrimenti la padella bella calda calda. La vedete la padella? Anche Instagram mi vede la padella? Penso di sì. Me la faccio più qua anche così è più facile. Sì, penso che la veda. Andiamo a mettere un goccino d'olio e poi lo andiamo a spalmare con la carta assorbente in maniera tale che si spalmi per tutta la padella e non resta proprio proprio l'olio. Poi, a questo punto, adesso io non so a che temperatura effettiva è arrivata questa padella perché io non sono tanto amica della piastra. Infatti adesso la mia cosa qua, l'inghippo qual è? L'inghippo è questa padella, è troppo piccola, ci vuole una padella un po' più grande, però non ci posso fare niente perché questa è l'unica padella che ho che mi può andare sulla piastra ad induzione. Allora, io una volta ho fatto il lievito madre, poi l'ho congelato e non l'ho usato più perché era a dieta, ma poi l'ho buttato che non mi sembrava più buono. Io non l'ho mai congelato il lievito madre, sinceramente. Quindi non ti so dire, Monica, cosa pensi del lievito madre congelato? Quante sughe userò per 300 grammi di farina? Allora, Veronica, trovi la ricetta sul mio blog, dopo te la mando, però adesso non me la ricordo, sinceramente. Questo è il bello, il fatto che in casa senza essere proprio perfetti. Sì, perché se ve lo facevo perfetto era troppo artificioso, cioè troppo perfetto, appunto. Invece no, facciamo una cosa più semplice, più come la possono fare tutti a casa. Quindi se andate sul mio blog trovate la ricetta bella circolare, chiaramente perché mi sono applicata, ho fatto il cerchio, no? L'ho ritagliato e tutto quanto. Però in questo caso qua beh, la voglio fare più semplice possibile. L'altro lato. La cosa importante è che adesso le piadine le dobbiamo andare a mettere nel piatto. Nel frattempo potrei iniziare devo abbassare un po', mi sembrava un po' duro. Dovrei iniziare a stendermi anche le altre, se no. Allora, adesso le piadine per mantenerle morbide, io le ho anche conservate in frigorifero riscaldate al momento, vi dico la verità, pure sono andate bene, se sono troppe. Per mantenerle morbide adesso le dobbiamo impilare una sopra l'altra su un piatto, quindi appoggiamo sul piatto, poi man mano mettiamo le successive sempre sullo stesso piatto. Quindi, ripeto, per farle dritte dritte vi ho spiegato come fare, mentre per farle domestiche le facciamo così, senza troppa precisione. È uguale. Perché
No, aspetta, parecchi lo congelano. Io non lo congelo, sinceramente. Non importa anche quello in vino bianco, non sono regolari, Laura. Siete senza farina, mi dispiace, mannaccia, mannaccia. Puoi ripetere gli ingredienti e quanto di lievitare la pasta? Allora, la pasta non lievita, riposa per far rilassare il glutine e per mettere appunto la stesura, ma non lievita. Non è un impasto che lievita. Allora, man mano che le cuocio, le mie belle piadine, che devono fare un paio di minuti per lato, non tantissimo, eccola qua. Man mano che le cuocio, il mio olio d'oliva era potentissimo, infatti le ho anche un po' colorate, le metto in padella, guardate, e le vado a coprire. Prima le dalle restano calde. Ora, in realtà questa padella me le sta facendo venire un po' spesse, perché la padella è piccola, però se voi utilizzate una padella più larga riuscite a fare delle piadine più sottili e quindi anche più simili, diciamo così, a quelle industriali. Perché guardate qua, purtroppo la padella è piccola e me le fa, fatemi sporcare un altro po' con l'olio, la padella è piccola e quindi me le fa più piccole e più spesse, però con una padella più larga potrei andare meglio. Fai vedere anche quelle sfogliate. Allora, quelle sfogliate le devo finire di fare, le sto facendo soltanto che adesso stanno riposando e richiedono dei passaggi in più. Dopo vi metto la ricetta anche di quelle sfogliate. Tranquilli, quelle richiedono qualche passaggio in più appunto perché devono essere sfogliate. In realtà io le ho già sfogliate e adesso le sto facendo riposare in frigorifero. Quindi dopodiché le passo a stendere, a cuocere e ve le posso condividere tranquillamente, subito proprio, senza problemi. Ricordatevi, più le fate sottili, le piadine sono bellissime senza arrotolare i bordi. Tutte irregolari, Stella? Tutte irregolari, tutte così bruttine, dici, sì? Anche senza fare il cerchio perfetto. Io sono un po' perfezionista, quindi il cerchio mi piace, sinceramente. Fiera, che bella ragazza improvvisa. Grazie, sei un tesoro. Allora, a me piacciono un po' più regolari, sono un po' perfezionista, mi piacciono più regolari. Però in questo momento, siccome volevo fare una cosa più, vi dico la verità, lo stavo pure prendendo il cerchio, poi mi sono detta no, ma devo fare una cosa più friendly, più per tutti. La cosa che mi scoccia è che questa padella è piccola e quindi me le fa un po' troppo. No, non si punzecchiano, no. E le vedevo. Aspetta, ora che ci pensi, il lievito è diventato morbido come l'impasto della piadina. Sì, ma quello si ammorbidisce. Pian piano, all'inizio, quando l'impasto è duro, poi dopo, man mano che riposa, si ammorbidisce un po'. È tutto nella norma, Veronica, tranquilla. Ti sei persa la ricetta? No, non si punzecchiano. Chiediamo anche conferma a Stella che è romagnola. Dai, Stella, dacci un suggerimento. Stella, tu le punzecchi? Io non le ho mai punzecchiate e neanche viste punzecchiare dai romagnoli, almeno i romagnoli che conosco io. Poi ripeto sempre: le ricette, questi tipi di ricette, che sono ricette un po' tradizionali, è anche vero che ognuno, ogni famiglia ha il suo modo di farle. Se non trovo la ricetta, se non trovo la ricetta sul blog, Lucia, di quale piadine? Di queste o di quelle sfogliate? Ecco, Monica ci dice che non si congela assolutamente il lievito madre, neanche io l'ho mai sentito congelare, perché è un'ibernazione troppo forte per un lievito madre, il congelamento, che io sappia. Perché oggi l'ho trovato fuori dal barattolo, perché ha lievitato tanto, però adesso d'ora in poi lo devi mettere in frigorifero in un barattolo bello alto, in maniera tale che se lui cresce tanto, perché è molto attivo, allora le devi lasciare crescere appunto, devi dargli spazio. Veronica dice non si, non, io non le punzecchio. Laura dice no, non si punzecchiano, visto, le mie non stanno facendo le bolle perché sono troppo spesse, dovrebbero essere un po' più sottili, ma purtroppo questa padella che ho qui, questa è, infatti stanno venendo un po' spesse. La padella che ho al momento che mi può andare sulla piastra è codesta, quindi mi devo accontentare. Infatti è quelle là sfogliate, dopo le voglio cuocere sul fuoco con la padella più larga, altrimenti mi si vengono anche quelle così piccoline e non va bene. Purtroppo, se vogliamo farle insieme e anche cuocere insieme, la mia capacità di. Non mi sono accorta che non avevo una padella larga per. Sì, la uno la padella. Non avevo una padella larga per la piastra di induzione.
Mi sono dovuta accontentare di questa qua che è proprio piccolina. Mi sa che 16 cm di diametro, figuratevi un po'. Sì, un po' alla lungo, il tovagliolo era abbastanza sporco, ma adesso ce ne metto un altro po'. Purtroppo quando la vado a mettere nella padella mi si ritira tutta perché, ripeto, la padella è piccola e non regge la pianina, purtroppo. Purtroppo. Oggi il lievito madre lo devo lasciare sempre a temperatura ambiente o in frigo? Patrizia, ma a che stai con il lievito madre? L'hai iniziato insieme a me? Se l'hai iniziato insieme a me a temperatura ambiente, a meno che non, la tua temperatura ambiente non è molto calda e quindi in quel caso là lo vedi che trasborda e quindi lo metti in frigorifero. Le faccio sempre rotare con la forchetta, quindi vengono punzecchiate. Ah, ok, ho capito. Sì, giustamente Stella ci dice: siccome lei le gira con la forchetta, allora vengono punzecchiate. Sì, dai. Ah, insieme a me. Allora, se le fate insieme a me, Patrizia, no, a temperatura ambiente. Questa mi sta venendo ancora più irregolare, ancora meno circolare rispetto alle altre. Ecco qua. Vediamo se ci riesco a dare a mano una forma circolare, perché io proprio i cerchi con il mattarello non è proprio che sia particolarmente brava a fare i cerchi col mattarello. Poi i miei figli quando vedranno sapere, mamma, queste piadine tutte storte, loro sono abituati alle piadine tutte regolari, perché quando mi metto le faccio belle regolari, col cerchio, col coppa pasta largo, come vi dicevo, con una padella più larga, non con questa. Stanno andando anche le nostre piaduzze. Allora, ormai sono veterano con lievito madre. Bravissima! Quando prima te lo faccio vedere a mio marito è tutto felice, immagino. Esattamente. Allora, vengono punzecchiate perché le giri con la forchetta, dici tu? No, io le giro così. Ah, ok, state parlando tra di voi, ma quanto siete carine quando parlate tra di voi. Tu le piadine le cuoci sulla piastra. Sulla piastra questa? Su questa? No, io non le cuocio mai sulla piastra, perché io utilizzo i fuochi classici. Quindi le faccio con i fuochi classici, perché sono di fuoco classico. Secondo me ho il fuoco anche un po' debole. Le vogliamo fare punzecchiate, come dite voi, con la forchettina a girarle? Possiamo pure punzecchiarle semplicemente perché giustamente lei dice. Allora, ci suggeriva Stella Romagnola che lei le punzecchia perché nei momenti in cui le gira con la forchetta e quindi fa l'effetto punzecchio. Però non è che si devono punzecchiare tipo per non farle gonfiare o cose di questo tipo, anzi in realtà un pochino andrebbe gonfiata, no? Si dovrebbe un po' gonfiare in teoria. Ripeto, devono essere sottili per avere per essere un po' più simili a quelle industriali. Il problema è che vi dovete regolare un po' in base alla misura della vostra padella. Per esempio, se avete una padella come questa che è piccolina, forse invece che farne qua 8, andavano fatte qualcuna in più. Lascia la ricetta perché si è persa. Certo, Katia, ti lascio la ricetta. Ha lo stesso, però complessivamente hanno lo stesso sapore, sicuramente. Ah, sulla piastra di ghisa. Ah, ok, Laura, sì, perché ci vuole una bella cottura violenta. Infatti faccio una cosa, dopo questo qua me lo cuocio sulla piastra un po' più forte, quest'altra parte, questi qua erano per cuocerli insieme e quindi le abbiamo fatte così. Poi li conservate, mi confermate che le conservate belle una sovrapposta, una sull'altra, così restano belle morbide morbide. Brava Stella, io sono romagnola e le giro con la forchetta, infatti anche Stella è romagnola e le gira con la forchetta. Così fa il punzecchio. E dai, la voglio girare pure con la forchetta e fare pure io il punzecchio da romagnola, anche se non sono romagnola, non fa niente. Ok, anche questa fatto. Quindi quanto ci vuole a farci le piadine in casa? Praticamente niente. Alle volte veramente siamo un po' pigri a farci le cose noi a casa e quindi compriamo quelle già belle fatte, ma non servirebbe perché, oh mamma mia, questa l'ho fatta troppo larga e ora non c'entra qua. Però come dicono le mie amiche, punzecchia, punzecchia. Vista, vista. Dai, si è arricciata un po'. Oh mamma mia, sta terminando. Allora,
Allora, aspettate perché sta terminando il video, quindi per vedere quest'ultima, adesso che si blocca il video lo faccio ripartire, perché purtroppo abbiamo sforato, ci siamo andati troppo avanti. C'è sempre, sì, è vero Lucia, c'è sempre da imparare, ma io comunque sono arrivata all'ultima piadina, quindi ci sono quasi. Mariana sei bravissima, dove lo trovo? Aspetta, dove trovo le ricette? Quindi subito ripeto madre, io ho il problema con il mio lievito quando rinfresco, dopo riesci a trasbordare. Allora, Vittoria, ricette con il sughero di pasta madre, dopo ti metto il link, tranquilla. Per cuocerle, mi dice giustamente, dice Stella, per cuocere servirebbe la teglia di ghisa o di terracotta, certamente. Cotta nella padella così hai quel che hai, ti devi stare un po', non è che puoi pretendere l'impossibile. Però sai com'è, vediamo se riusciamo a far partire un'altra diretta. È verissimo quello che dici tu, però è anche vero che magari sai, non tutti hanno la padella di ghisa o di terracotta e quindi si devono, diciamo, accontentare. Questa si è cotta un po' troppo perché ho alzato troppo. Poi io, dire la verità, io non mi trovo la cottura con la piastra elettrica ad induzione, preferisco la cottura sui fuochi normali, ma per qualunque cosa, questo per qualunque cosa. Allora, ho dovuto far ripartire il video perché per Instagram, perché si era bloccato, abbiamo sforato il tempo, quindi il tempo che vi collegate e vi ripeto quello che ha suggerito Stella. Ciao Angela! Allora, ci siete? Sì, ok? La nostra amica Stella Romagnola giustamente ci dice, oltre al fatto sì di girare con la forchetta per avere i buchetti, i punzecchi, tutto quel che volete, però dovete utilizzare una padella bella potente che assorbe bene bene il calore, quindi deve essere preferibilmente di ghisa o di terracotta. Questa si è un po' ben cotta, ma la mia... Allora, queste sono le mie piadine che sono venute comunque un po' spesse, no? Sono venute spesse perché comunque... Dove sta? Guardate che belle! Non ci resta che farcirle e arrotolarle. Sono carine o no? Ditemi un po', sono carine o no? Io penso di sì. Anzi, non vedo l'ora di assaggiarle. Manteniamole al caldo così che... qua, così manteniamo calde, così poi dopo si mantengono, trattenendo l'umidità si mantengono calde e si riescono ad arrotolare. È un piacere avervi voi, se io faccio compagnia a voi sappiate Vittoria che voi fate molta più compagnia a me, fidatevi. Ok, allora, ha detto bene, ti ringrazio, bellissimo, se mi hai detto tu carissima, effetto 71, la mia amica romagnola, anche lei, che sono belle, vuol dire che sono belle davvero. Allora, io ho cotto queste qui, anzi la tolgo sta padella che nel frattempo qua continua a dar fastidio. Ho cotto queste, l'ho fatto sulla piastra di induzione con una padella antiaderente, quindi figuriamoci. I romani, amici romagnoli avranno detto, ma che sta combinando questa? Invece l'ideale è sicuramente, sì, pure a me è venuta una grandissima voglia di mangiare, non vedo l'ora di... Ti piace? Hai visto, sono carinissime, ora ve le lascio qui, forse le lascio qua in bella vista. È chiaro che cotte su una padella antiaderente, vabbè, questo è il risultato, e questo è il risultato. Le arrotoliamo, le pieghiamo, insomma. Per lasciarle belle morbide, innanzitutto non dovete cuocerle troppo, ci mancherebbe, però poi conviene tenerle una sopra l'altra. Io ci tengo anche il piatto sopra, in maniera tale che trattengono bene l'umidità e restano morbide, altrimenti si asciugano. Sono piadine, sono piadine. Abbiamo fatto le piadine e le abbiamo fatte tra l'altro in una padella antiaderente, che non è l'ideale per fare queste le piadine. Bisognerebbe utilizzare un testo, quindi una padella di ghisa o di terracotta. Non avendo questa, l'abbiamo fatto nella padella antiaderente, però insomma, è chiaro che il risultato poi è quello che... qualche idea per la farcitura. Allora, per la farcitura, come ho suggerito anche agli amici di Facebook, però... sono suggerimenti, io stasera le mangerò con quel che ho, perché in questo momento non è che possiamo scegliere da granché, possiamo fare squacquerone, prosciutto crudo, dolce, possiamo metterci crudo e rucola, mozzarella e prosciutto cotto, pesto di pistacchio e mortadella, possiamo fare fontina, magari pure le facciamo un po' riscaldare, fontina e speck, verdure grigliate, stracchino, ma veramente di tutto di più.
Aspetta, parte sono fatte in casa. È vero, sì. Allora, è chiaro che vengono un po' storterelle perché non ho fatto quel trucchetto della precisione che vi avevo suggerito. Però, se volete essere più precise, magari perché avete degli ospiti e volete farle un po' più precise, vi ho detto stendete l'impasto, poi dopodiché ci appoggiate un piatto grande, un piatto piccolo, a seconda di quanto state facendo grandi le piadine, e le potete ritagliare in forma circolare, preciso preciso, in base appunto a quanto sono grandi, no? Io le farcisco con prosciutto crudo e rucola e formaggio spalmabile, bravissima Mara, a me piacciono tantissimo con stracchino, un formaggio spalmabile, stracchino, Philadelphia, quel che sia, crudo e rucola mi piacciono tanto. Quando ho la possibilità di fare invece, con la Nutella pure ci suggerisce Stella, ma questa sera ho delle piadine in più, quindi mi sa che ci scappa anche la versione dolce. Quando ho la possibilità di avere la mia buona mozzarella di bufala, metto anche quella con crudo e rucola, sempre pure buonissimo. Zucche e patate, che ne parliamo a fare, delizioso. Anche con le verdure grigliate e un formaggio spalmabile, favolose. Ecco, giustamente Monica dice, i miei figli li mangiano con la Nutella. Allora, dunque, io ho cotto queste, adesso le altre me le vado a cuocere sulla padella un po' più grande, perché se no mi vengono tutte quante così troppo spesse. E nel frattempo inizio a far mangiare queste qua per merenda, i bambini con la Nutella li facciamo per merenda, e le altre le continuo a cuocere, le mangiamo stasera in versione salata. Però per le farciture in questo periodo qua le facciamo con quel che abbiamo, né più né meno, non possiamo permetterci di scegliere chissà che farciture e andare ad acquistare gli ingredienti, questo non si può fare in questo momento, quindi ci accontentiamo di quel che abbiamo, a noi va bene anche così, non è un problema. Allora, pesto e pomodori secchi, buonissimo Monica, fantastico, fantastico, cioè mi state dando dei suggerimenti strepitosi, direi, buonissimi, buonissimi. Allora, io adesso mi vado a cuocere anche quelle altre sfogliate in maniera tale che poi vi posto salsiccia e verdura cotta. Io spero che non ci sia nessun pancino che ci stia guardando, altrimenti diventa difficile contenerci con tutti questi salsicce e cipolla, ci dice Stella, mamma mia, un condimento migliore dell'altro, state suggerendo. Salsiccia e verdura cotta, l'ho letto. Io farcisco con hummus di ceci e verdure grigliate. Claudia, super fantastico il tuo condimento. L'hummus pure lo voglio rifare. Mi devo comprare i ceci perché lo voglio fare. I tuoi figli amano come pizza, anche come pizza. Insomma, sì, stasera piadina party, sì, l'ho anticipato anche ai miei bambini che stasera sarebbe stato piadina party. Che fame, è vero. Allora, la ricetta ve la posto dopo nelle stories, quindi non c'è rischio di perderla. Io nel frattempo vi saluto tutti, ci vediamo più tardi, vi faccio vedere anche quelle là sfogliate dopo la cottura, tranquillamente. Perché non prepari qualche torta per queste domeniche di festa che verranno? Per la settimana prossima sto preparando tutto il menù per Pasqua, quindi faremo pastiera, faremo casatiello, faremo i biscotti di Pasqua, faremo le cassatelle di ricotta, quindi insomma ce le abbiamo veramente per tutti i gusti. con i cicoli all'interno dell'impasto, quelle così non le ho provate però. Dice il mio se già ce l'ho la faccia. Che caruccia che siete. Allora, io vi quando lo rinfreschiamo il lievito madre, l'abbiamo rinfrescato adesso, la prossima volta lo rinfreschiamo, oggi è venerdì, quindi la prossima volta lo rinfreschiamo domenica pomeriggio, però non lo rinfresco la mattina, lo rinfresco il pomeriggio, stesso procedimento, o facciamo una diretta veloce per il rinfresco, sì, si può farci, salutiamo sia domenica mattina che domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio una diretta veloce per il rinfresco di lievito madre, va bene? Senza lattosio, Rossella cosa senza lattosio? Non lo so, boh, non lo so. Buonissima la pastiera, sì, la settimana prossima la facciamo. La settimana prossima è settimana di Pasqua, quindi tutte cose di Pasqua, senza possibilità di equivoci. Noi ci vediamo sempre domani alle 11 per iniziare ad impastare l'impasto dei calzoni, che poi è l'impasto della pizza, poi tutto sommato, non è che è una cosa diversa, però io comunque devo impastare al mattino, e poi alle 15 ci vediamo invece per la preparazione, farcitura e assemblaggio. Va bene? Vi saluto tutti, un bacione, buone piadine, mandatemi le foto delle vostre piadine se decidete di prepararle anche voi, va bene? Un bacione, ciao!
Certo, non ti preoccupare, tutto salvato, tutto salvato. Non ti preoccupare. A domani, ciao ciao. Se non ho risposto a qualche commento, mandatemi un messaggino. Un bacione a tutti. Grazie della compagnia, ragazzi.